Si è svolta nella sede della pubblica assistenza di Ravenna l'inaugurazione del nuovo veicolo Peugeot Partner donato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le motivazioni della nostra fondazione sono quelle di assistere e seguire la pubblica assistenza, che è un'associazione che svolge delle attività molto meritorie in tutto il comune di Ravenna. Credo che ormai sia quella più capace di risolvere i problemi dell'USL. E quindi ha una grossa portata di volontari, di persone molto meritorie che svolgono la loro opera indefessamente nella solidarietà e per la solidarietà verso il prossimo, cosa che oggi non è molto presente, ma a Ravenna invece lo è. E questa è la motivazione per la quale intendiamo e sosteniamo la pubblica assistenza da diversi anni, in quanto riteniamo che sia un'associazione di grande livello per cui debba essere assistita il più possibile. Beh, questa macchina qui viene utilizzata, diciamo così, è un po' un ricambio, un aggiungersi, visto l'aumentare sempre dei trasporti che dobbiamo fare, viene utilizzato per il trasporto dializzati oppure per trasporti per visite e controlli a livello sanitario. Si aggiunge a tutte le altre macchine che ormai superano una trentina di macchine perché il territorio diventa sempre più vasto e di conseguenza la necessità diventa sempre più alta sia a livello di mezzi sia a livello di volontari. E grazie a questo in questa fase stanno aumentando e ci sono parecchi che sono già iscritti, stanno già frequentando i corsi di volontariato. Noi in questa fase chiediamo praticamente a voi e anche a tutta la stampa che ci è sempre stata vicino nel territorio ravennate, sempre quella di divulgare di più la notizia della pubblica esistenza e i servizi che facciamo attualmente e che vorremmo fare in futuro. Questo perché chi vuole iscriversi alla pubblica assistenza sappia anche come fare, che è sufficiente telefonare qui alla pubblica assistenza per iscriversi. Basti dire che in questo nuovo e ultimo corso fra Cervia, Ravenna e Faenza sono già 120 persone che stanno seguendo i nostri corsi. A queste 120 persone noi ci possiamo allargare perché tutta gente che vive nel territorio, individuando anche nuovi bisogni che noi attualmente non facciamo o non conosciamo, per fare anche dei servizi nuovi. Questo grazie alla collaborazione di tutti. Michael Tozzi per Ravenna Web TV.